Stella era figlia di un uomo d'affari. Era proprietario di una fabbrica. Aveva diversi ristoranti e una catena di saloni di bellezza, che aprì per la sua prossima amante. Stella vide che Olivia aveva un forte ascendente sul padre e non aveva intenzione di lasciarlo andare. Dopo la morte della madre, Felix non si sposò più, ma ebbe delle donne. Ma secondo la figlia, Olivia aveva resistito per un bel po' di tempo e la cosa cominciò a darle fastidio, non perché non le piacesse. Era solo che vedeva i predatori che si accostavano a suo padre e se uno di loro fosse diventato la sua matrigna, non avrebbe potuto sopportarlo. «Papà, quali sono i programmi per oggi? Ti ricordi che dobbiamo andare al cimitero a trovare la mamma? Non l'hai dimenticato, vero?» «No, figlia mia, come potrei dimenticarlo? Sai che tua madre era la donna più amata del mondo, e io ricordo ancora tutto di lei. Sei cresciuta per essere proprio come lei. Hai preso la sua bellezza. E a volte ti guardo e ricordo quegli anni in cui ero un uomo felice, facevo del mio meglio, guadagnavo di più per lei. Ma a cosa è servito? Quei soldi non hanno salvato la mia donna preferita. Papà, andiamo. I medici hanno detto che non possono fare nulla. Smettila di tormentarti. Inoltre, la mamma ci ha sempre detto di andare avanti con le nostre vite e di non avere rimpianti. Tu sei proprio come lei. Non solo sei bella, ma sei anche molto intelligente. Ok, tesoro, vado alla riunione, poi vengo a prenderti e andiamo insieme. Inoltre, è passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto una conversazione a cuore aperto. Non ho sempre il tempo di farlo. Come vanno le cose all'istituto? Quali sono i tuoi progetti dopo la laurea? Lavorerai per me? No. Papà, sai che voglio avviare un'attività in proprio. Nel frattempo, voglio lavorare da qualche altra parte per un po'. Immagino che tu non abbia nulla in contrario. Sì, certo che sì. La figlia di un milionario che lavora per uno zio. No, non posso permetterlo. Papà, la scuola pensa che io sia stata ammessa grazie a te. È vero. I professori hanno già capito che ho un cervello al posto della segatura. Ma i ragazzi pensano tutti che non ce l'abbia. Che ti importa di quello che pensano? Ignorali. Non puoi nemmeno immaginare cosa dicono di me in continuazione. Ma io non ci faccio nemmeno caso. Ci pensi? Penso che se lavorerai per me per un po', riuscirai a raggiungere il tuo obiettivo di avviare un'attività in proprio. Ho bisogno di un po' di pubblicità e credo che tu saresti perfetta. Forza, figlia, datti da fare. Ok, papà, ci penserò. A proposito, come vanno le cose con Olivia? Non ti ha ancora dato fastidio? Sai una cosa, tesoro, non capisco perché me lo chiedi. Ti ha fatto del male? Pensavo che voi due andaste d'accordo. Sto bene. Papà, te lo sto solo chiedendo. Hai detto tu stesso che è passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo parlato a cuore aperto. Beh, è un bene. Volevo dirti da tempo che Olivia non è come le altre donne. È speciale. Non voglio dire che sia come tua madre, ma almeno non è avida come tutte le altre candidate. È questo che mi piace di lei. Papà, credo che tu lo sappia bene. Ma non direi questo di lei. Penso che sia solo astuta e che abbia molte più qualità delle altre. Ma sono affari vostri. Non voglio interferire con la vostra relazione. Sai, quando ero piccola e mi piaceva il fatto che tu non portassi a casa un'altra donna, compativo i miei sentimenti. E quando ero al liceo mi piaceva anche quello. Poi, quando sono cresciuta, ho capito che era egoista. E quando mi hai presentato Lily, ero così felice per te e pensavo che avrebbe funzionato. Sì, è quello che pensavo anch'io, tesoro. Solo che, a quanto pare, Lily non voleva quel tipo di vita. Era sempre spaventata e impaurita, poi non ce l'ha fatta più e mi ha lasciato. Beh, non parliamo di cose tristi. Devo andare a casa di un'amica. È stata malata tutta la settimana. Le lascio i suoi appunti. Chiamami quando sei libera. Stella era nella cucina della sua amica a bere del tè. Comunque, scrivi tutto e riportamelo lunedì. Vedo che finalmente ti sei ripresa. Non puoi immaginare quanto stavo male senza di te. Dai, c'è sempre qualcuno intorno a te. A volte mi sento come un'applicazione gratuita che hai, ma che non usi. Dai, non essere ridicolo. Sai che non è vero. Sì, lo so. Perché sei così triste? È successo qualcosa? Non proprio. Oggi io e papà andiamo al cimitero a trovare la mamma. Sai com'è con me. E poi non mi piace che Olivia gli stia sempre vicino. Una volta mi andava bene perché vedevo che non sarebbe durata. Non sono una puritana, ma voglio comunque una donna seria intorno a mio padre. Cosa c'è di sbagliato in Olivia?
non è molto più grande di me. È abbastanza grande per essere la figlia di mio padre, sai. Beh, non credo che sia sincera. Senti, è qui che ti sbagli. Sinceramente, io stesso andrei a letto con tuo padre. È un uomo così bello e affascinante. Perché mi guardi così? Pensi che se è vecchio i giovani non possano guardarlo? È qui che ti sbagli. Io, per esempio, non ho alcun interesse a parlare con i nostri coetanei. Sono persone completamente sconsiderate. Hanno in mente solo una cosa: come portarci a letto il più velocemente possibile. Ma gli uomini, per esempio, come tuo padre, all'inizio ci corteggiano con gentilezza, si prendono il loro tempo, e una donna si innamora naturalmente. Credo che Olivia si sia innamorata così, quindi la capisco. Chi si prende il suo tempo? Gli uomini come mio padre. Oh, per favore, non hanno tempo per tutta la storia del corteggiamento. Vanno dritti al punto. Va bene? Oh, andiamo. Pensavo fosse bellissimo. Oh, Alice, sei proprio una sognatrice. Le ragazze risero a lungo e Stella si rese conto di quanto fosse piacevole per lei stare nella piccola cucina con la sua amica preferita, senza pensare a nulla. Olivia era seduta nel suo ufficio a riordinare le carte. Ultimamente tutto le dava fastidio e anche adesso non era affatto rilassata. Mia, puoi portarmi un caffè nel mio ufficio? Credo che la mia pressione sanguigna stia scendendo. Arrivo subito, Olivia. Un paio di minuti dopo, Mia, l'assistente di Olivia, entrò in ufficio. Era carina, veloce e cercava sempre di accontentare Olivia. Ecco il suo caffè. Olivia, come ti senti? Forse dovresti andare a casa. No, non lo farò. Oggi il mio Felix andrà al cimitero con sua figlia per vedere la madre di Stella. A volte penso che la ami ancora. Come ama sua figlia. Le soffia via la polvere. Mi fa incazzare. Pensavo che voi due andaste d'accordo. Sono io che faccio di tutto per piacerle. Ma quella piccola zoccola mi tratta con freddezza. Io e lei non siamo mai diventate amiche. Ha solo un'amica, Alice. Sembra che sia la sua unica amica. Non vuole essere amica mia. Le ho fatto dei regali e le ho chiesto di fare shopping con me. Ma lei ha una sola risposta per me. Mi dispiace, Olivia, ma devo studiare. E ho bisogno della sua approvazione. E voglio che Felix mi sposi. Altrimenti è tutto inutile. Beh, lo sta facendo per te. Guarda quanto si sta impegnando. Lei possiede una catena di saloni di bellezza. Sei una donna ricca. Ma se mi lascia, non avrò nulla. Ma lui non fa del male alle sue ex donne e lascia loro qualcosa. Ma a me non interessa. Voglio tutti i suoi soldi. È triste che non abbia fretta di chiedermi di sposarlo e non c'è altro posto dove andare. E io ho ritardato abbastanza e sento che presto mi lascerà. Non so cosa fare. Perché non dici a Stella che vuoi molto bene a suo padre e che non sopporti la rottura? Mia, di cosa stai parlando? Che a Stella non importa nulla di me. Sa che se me ne vado, ci sarà un'altra donna. Ci è abituata. Deve essere più sottile di così. Stella era ancora a casa della sua amica quando suo padre la chiamò. Allora, tesoro mio, sono libera. Dove sei adesso? Sono da Alice. Allora vieni da me. Ti aspetto lì. Ok, tesoro. Arrivo subito. Stella spense il telefono e guardò la sua amica. Papà arriverà presto, quindi lo aspetterò a casa tua. Senti, perché non vieni a dormire da me stanotte e facciamo due chiacchiere? Zia Molly ci cucinerà qualcosa di buono. Oh, adoro tua zia Molly. È così brava con le mani. Siete fortunati. Avete una cuoca e una governante. Non è che dobbiamo fare tutto da soli. Stella non disse nulla. Sentiva Alice dire sempre così, ma non ci faceva caso. Era abituata, suppongo. Allora, vuoi venire? Va bene, verrò. Allora facciamo così. Io e mio padre stiamo tornando. Ti veniamo a prendere, così non devi pagare il taxi. Ho detto anche taxi. Prendo l'autobus fino a casa tua. Tu vivi in centro, non in periferia come noi. Ma è un bell'appartamento, quindi non lamentarti. Allora ha deciso di aspettarci. Veniamo a prenderla noi. Stella si trovava accanto alla tomba di sua madre. Lei e suo padre non venivano più spesso qui. Avevano i loro problemi e le loro cose da fare. Ma alla prima occasione venivano a trovare Kate, il cui volto sorrideva loro dalla fotografia sul monumento. Stella era davvero una copia di sua madre, altrettanto bella. Beh, Kate, guarda che abbiamo una figlia che è una copia di te. Come del resto avevi detto allora che nostra figlia sarebbe stata come te e avrebbe preso il mio carattere. E così è stato.
La figlia abbracciò il padre, comprendendo quanto fosse difficile per lui ora. Stella stessa ricordava vagamente sua madre. Aveva appena frequentato la prima elementare e sua madre era già gravemente malata. «Ok, papà, non ti agitare. O la tua pressione sanguigna salirà e non riuscirai più a dormire. Ho bisogno di un aiuto, figlia mia. È difficile occuparsi di tutto da soli. Per questo ti chiedo di aiutarmi. Vedi, insieme sarà più facile per noi e non avrò più questi carichi. Accetta la mia offerta. Sei l'unico di cui mi possa fidare in questa vita. Lo farò. Papà, lo farò. Basta che non ti arrabbi. E sai, papà, ho una condizione. Che tu prenda Alice, la mia amica. Sai, frequentiamo la stessa scuola. E hanno problemi di soldi. Suo padre è molto malato, c'è stato un incidente nella fabbrica dove lavora suo padre. Non riesce ancora a riprendersi. Sì, l'ho saputo. Mi hanno offerto di comprare la fabbrica perché i vecchi proprietari non si occupavano delle cose. Così hanno lasciato che accadesse. Ma non posso fare nulla finché le cause sono in corso. E per quanto riguarda l'amico, ti dico subito che sono d'accordo, perché so bene che non sarai amico di una persona cattiva. Papà è fantastico. Alice starà da me stanotte. Le darò subito la notizia. Passeremo a prenderla al ritorno, ok? È fantastico. Anche se volevo portare fuori te e Olivia stasera. Ho una scusa. Non dirmi che vuoi sposare Olivia. Figlia, che c'è di male? Papà, sta a te decidere. Voglio solo che tu sappia che non mi piace. Non è il tipo di donna che dovresti sposare. Ma dipende da te. Se sei felice con lei, non mi importa. Grazie, tesoro. Avevo bisogno del tuo sostegno. Quindi non vieni al ristorante con noi stasera? Papà, ho già invitato un amico. Inoltre, penso che possiamo festeggiare il tuo fidanzamento in un altro momento. Starai bene senza di me stasera. Vieni a casa stasera o resti da Olivia? In realtà, perché te lo chiedo, starai nel tuo appartamento. Sei tu che me l'hai dato. Hai la lingua tagliente, vero? Probabilmente starò da lei per non disturbarti. Lascia che Molly ti dia tutte le chicche. So che è un capolavoro. L'umore di Olivia si risollevò notevolmente quando Felix la chiamò per dirle che sarebbe passato a prenderla la sera e sarebbero andati al ristorante. Il suo cuore batteva con gioia. Sentiva che le sarebbe stato detto qualcosa di molto importante. «Mia, il maestro è libero. Devo farmi i capelli e le mani. Arrivo subito, Olivia. Hai un appuntamento? Dovrai fare domande più tardi. Mia è corsa in ufficio e mi ha detto che il tuttofare era libero e aspettava Olivia. Sai, Felix mi ha invitato al ristorante. Ha detto che aveva una conversazione importante con me. Credo che finalmente sia abbastanza maturo da chiedermi di sposarlo. E se fosse il contrario? Cosa sarebbe il contrario? Beh, mi direbbe che vi state lasciando. Olivia ci pensò. Era un'opzione che non aveva nemmeno considerato. Sai, Mia, sai davvero come rovinare l'atmosfera. Io e lui stiamo bene. Non credo che mi lascerà in questo modo. Hai ragione, Olivia, non ci ho pensato bene. Esattamente. E prima di non dire qualcosa dovresti pensarci 10 volte. Ok? Quella sera Olivia indossò il suo vestito migliore, si guardò allo specchio e si compiacque. Era una donna molto bella e aveva un bel fisico. Quando Felix l'avrebbe vista, si sarebbe innamorato di nuovo di lei. Tuttavia, un pensiero le rovinò un po' l'umore. Non sapeva se Stella sarebbe stata presente alla serata. Questo la spaventava un po'. Se ci sarebbe stata una figlia, lui le avrebbe sicuramente chiesto di sposarlo. In caso contrario, probabilmente c'era qualcos'altro sotto. Mentre saliva in macchina con Felix, il cuore le batteva un po' forte. Felix era solo, senza sua figlia. Il pensiero che probabilmente aveva deciso di lasciarlo le risuonò subito in testa in modo allarmante. Rifletté attentamente sulla conversazione e cercò di trovare una via d'uscita. Cosa doveva dirgli per evitare che la lasciasse? È una mia impressione o sei preoccupato per qualcosa? È stata una giornata difficile. In più stamattina mi è calata la pressione. Non mi sentivo bene. Beh, devi tenere d'occhio la tua pressione sanguigna. So cosa intende. Anch'io ho avuto i miei problemi. E lei è così giovane. Perché hai così tanti problemi? Probabilmente è solo stanchezza. Non lo so esattamente. Dovrò portarla dal mio medico. Ti dirò, il dottore è un vero pezzo di lavoro. Ti dirà cosa c'è che non va e cosa deve essere curato. Dopo queste parole Olivia tirò un sospiro di sollievo. Felix non aveva ancora intenzione di lasciarla. Quindi tutto era a posto.
si rilassò un po' e sorrise. Ora le ragazze erano sedute in cucina a casa di Stella. Alice stava divorando i dolci che zia Molly aveva appena servito per il tè. «Mangiate pure, mie care. Anch'io ho un panino. Anch'io ne faccio uno molto buono. È un bene che Stella mi abbia detto che Alice sarebbe venuta stasera, perché pensavo che saresti andata al ristorante con tuo padre. Non volevo. E poi, Alice doveva venire da noi. Beh, potevi dirmelo e basta. Sarei venuta un'altra volta. No, è andata bene. Mio padre chiederà a Olivia di sposarlo oggi. Non voglio esserci». Alice smise di masticare, mostrando a Stella con gli occhi che non erano sole e che zia Molly non doveva sentire certe cose. Oh, ma dai. Neanche a zia Molly piace. È un bene che mio padre abbia ceduto la casa a me. E quando lo scoprirà probabilmente non vorrà più vivere qui, perché non mi piace averla come vicina. Una cosa è vederla una volta al mese, un'altra è vederla tutti i giorni. Continua a non piacerti, anche se hai detto che sembrava simpatica. L'ha detto quando pensava che suo padre non l'avrebbe sposata. E ora credo che stia facendo di tutto per convincere mio padre a chiederle di sposarla. Beh, non è niente di che. Lavorerò per lui dopo l'università. Allora mi prenderò cura di lei. A proposito, Alice, lavorerai con me. Ho già preso accordi con mio padre. Alice si è quasi strozzata quando l'ha sentito. Ma dici sul serio, lavorerò per l'azienda di tuo padre. Sì, te l'ho detto. Grazie, amico. Non hai idea di cosa hai fatto per me. Mio padre ha detto che mi avrebbe trovato un lavoro nella fabbrica dove lavora, ma io non voglio stare lì. Inoltre, tutti gli operai hanno avuto un ritardo di 3 mesi nel pagamento del salario, perché i padroni hanno fatto causa dopo l'incidente. Ora non preoccuparti del lavoro, lo otterrai da solo e poi attireremo tuo padre da noi. Credo che accetterà. Sì, certo che lo farà. Però è invalido, perché si è fatto molto male nell'incidente. Non so se tuo padre vorrà assumerlo dopo questo fatto. Non preoccuparti, ci penseremo dopo. Olivia guardò l'imponente anello di diamanti che portava al dito. Tutto il suo intestino stava gioendo. Aveva ottenuto ciò che voleva. Era strano che sua figlia non fosse presente. Non lo sa ancora? Stella sa che mi hai chiesto di sposarti? Sì. Non è potuta venire. Oggi ha una riunione, ma ha detto che avremo comunque il tempo di festeggiare. E ha ragione. Inoltre, dopo il matrimonio, vivremo tutti insieme nel tuo appartamento. Non credo proprio. È l'appartamento di Stella. Quindi vivremo nel tuo appartamento. Olivia, non è piccolo, è grande, e credo che sia abbastanza grande per noi due. Ok, tesoro, come vuoi tu. In effetti, le viscere di Olivia tremavano di rabbia. Non vedeva l'ora di vivere finalmente proprio nell'appartamento dove ora vivevano Stella e suo padre. E aveva una cameriera. Ma ora tutto era rovinato, non avrà mai l'appartamento. Stella è la padrona di casa. Perché non ci ha pensato? Probabilmente ha già fatto testamento. È vero, Stella avrà tutto, sempre che l'appartamento sia di sua proprietà. Stella è nata in quell'appartamento. Da lì è andata all'asilo e poi a scuola. Ama quell'appartamento. E ho promesso a Kate che avrei ceduto la proprietà a mia figlia, così non avrebbe avuto bisogno di nulla. Ha fatto la cosa giusta. E poi, che differenza fa dove siamo felici? Non crede? Il mio appartamento è molto accogliente. Penso che saremo molto felici lì. Lo penso anch'io. Ora dovremo andare. Domani devo alzarmi presto. Quindi andiamo a casa. E per quanto riguarda il matrimonio, credo che dovrai pensarci da sola, perché io sarò impegnata per un paio di settimane. Olivia non dormì quella notte. Tutto sembrava andare secondo i piani, ma non riusciva a smettere di pensare a Stella. Era la sua nemica numero uno. Sapeva esattamente cosa stava passando per la testa di Stella in quel momento. Non avrebbe considerato Olivia un membro della loro famiglia. Sì, la vedeva come un'amica di suo padre, niente di più. Ma non l'avrebbe mai accettata come moglie di suo padre. Dobbiamo fare qualcosa al riguardo. Inoltre, Olivia sognava che dopo il matrimonio si sarebbero trasferiti in questo appartamento nel centro della città. Ma anche allora i suoi piani non si realizzarono. Cioè, certo, possono trasferirsi lì, ma per il momento. Perché da un momento all'altro, se a sua figlia non piace qualcosa, la butterà fuori dalla porta.
Olivia non aveva previsto il momento in cui Felix avrebbe iniziato a riscrivere lentamente tutte le proprietà alla figlia. Dopo il matrimonio, avrebbe dovuto scoprire esattamente come è andata la faccenda del testamento. Dopo il matrimonio, però, è troppo tardi. Probabilmente bisognerebbe farlo subito. Il giorno dopo il padre chiamò la figlia per dirle che aveva fatto la proposta di matrimonio a Olivia e che lei aveva accettato di diventare sua moglie. Papà, a dire il vero, non ne dubitavo. Quindi congratulazioni a tutti e due. Papà, parliamo più tardi perché sai che devo andare a scuola. Spero che tu non abbia dimenticato che quest'anno sono all'ultimo anno di liceo. Sì, sto contando i giorni. Ho bisogno di un assistente di cui mi possa fidare, quindi non vedo l'ora di averti al mio fianco. Presto, papà. Ora baci. Stella lasciò la stanza e scese in cucina, sentendo già il profumo del caffè appena fatto. Zia Molly stava lavorando ai fornelli e quando vide Stella iniziò subito ad apparecchiare. Non c'è bisogno, zia Molly, perché sono già in ritardo. Prenderò solo un caffè. E anche Alice prenderà un caffè. Oh, ti sbagli. Alice non solo non prende il caffè, ma prende anche il rotolo di ieri sera. Se ne è rimasto. Stella non poté fare a meno di sorridere. La sua amica era terribilmente golosa di dolci. Masticava sempre qualcosa, e nelle tasche dei suoi vestiti c'erano carte di caramelle. «Ok, ma se facciamo tardi mi arrabbio molto con te. Come possiamo arrivare in ritardo se la scuola è a pochi passi da casa tua?» Stella annuì. Lo pensava davvero. Perché era così arrabbiata con la sua amica? Non si trattava del ritardo, ma della telefonata di suo padre e della notizia che le aveva dato. Anche se già ieri sapeva che suo padre aveva sorpreso la sua donna. Ma in cuor suo sperava ancora. Che cosa sperava? Conosco quello sguardo. Qualcuno ha già rovinato il tuo umore stamattina. Zia Molly guardò Stella con ansia e chiese: «Chi ti ha fatto del male?» «Ragazza, ti ho sentito parlare con qualcuno al telefono.» «Sì, era papà. Ha detto che ieri ha chiesto a Olivia di sposarlo e lei ha detto sì. E quella piccola scimmietta vivrà qui. Allora me ne vado. Lascio tutto e me ne vado.» «Zia Molly, non essere così scontrosa. Non vivrà qui. Inoltre, sai benissimo che questa è casa mia. E suo padre non la lascerà vivere qui. Spero che non mi lascerai.» «Non ti lascerò, ragazza mia. Sei come una figlia per me. Ma non ho intenzione di sopportare quel mascalzone. Dovresti vedere il tono di voce che usa quando mi chiede di cucinare per lei. È come se lei fosse la regina e io la cameriera. Se si trasferisce qui, non si comporterà così con te, te lo prometto.» «Va bene, Alice, basta mangiare. Andiamo all'istituto, siamo in ritardo.» Durante il tragitto Alice masticò la torta che zia Molly aveva dato loro per il viaggio. E Stella tacque e pensò a qualcos'altro. «Per quanto tempo hai intenzione di tacere? A cosa stai pensando?» «Mi annoio. Non so perché mi fa arrabbiare che mio padre sposi quella Olivia. Mi sembra di essere geloso. Solo che non lo sono. Ricordo quando papà usciva con zia Lily. Era così gentile. Se l'avesse sposata non sarei così arrabbiata. Quindi deve essere Olivia. È solo che non mi piace tutto qui. Per quanto ne so, non sei l'unico a cui non piace zia Molly. Quindi è uno squalo. Ma anche tuo padre non è stupido, devi ammetterlo. Ora, amico, ti chiedo di non chiamare mio padre così. È un uomo intelligente, ma l'amore fa miracoli con gli uomini, come con le donne. Si dimenticano di accendere il cervello. È vero. Ma non c'è niente che tu possa fare. Quindi dovrai accettarlo e basta. No. Non ho intenzione di sopportarlo. L'appartamento è mio. Se vuole vivere lì, lo farà secondo le mie regole. E se non vuole, allora che si liberi. Ha ragione. Lei è la padrona di casa. È una sua decisione. Ora, finiamola con questa storia. È ora di prepararsi per la scuola. Non ci vorrà molto prima che io e te iniziamo a lavorare per l'azienda di mio padre. A proposito, come hai fatto a dire di sì? Non volevi lavorare per lui. Come ti ha convinto? Non mi ha proprio convinto. Ha solo detto che aveva bisogno del mio aiuto. Vede, non ha più tempo per tutto. E non sempre ci si può fidare dei propri subordinati. Così mi ha chiesto di aiutarlo. Come potevo dire di no? Ha ragione. È difficile dire di no a tuo padre. Inoltre, ha fatto tanto per te. È un brav'uomo. Lo so e glivoglio molto bene. Olivia era seduta nel suo ufficio e guardava le riviste di abiti da sposa.
Voleva brillare al matrimonio, il che significava che doveva scegliere l'abito più costoso. Inoltre doveva trovare un ristorante, discutere il menù e spedire gli inviti. E poi trovare una tomada per rendere il matrimonio divertente. Forse avrebbero dovuto invitare qualche celebrità. Felix disse che poteva fare tutto quello che voleva. Non ci sarebbero stati rifiuti. Quindi organizzerà un matrimonio di lusso che sarà ricordato in città per molto tempo. Lo stesso Felix si sposerà. Inoltre sarà molto difficile per lei farlo da sola. Avrà bisogno di un aiutante e non potrà fare di meglio che Stella. Si avvicineranno. Se staranno insieme per tutti questi giorni, probabilmente sarà contenta di vivere insieme dopo il matrimonio. Mia, dammi il numero di Stella perché ora sono occupata. Lo farò, Olivia. Olivia scelse un abito di cui era entusiasta. Non avrebbe mai potuto sognare un abito del genere, perché era nata in una famiglia povera, dove il padre beveva e la madre era una donna silenziosa e maltrattata che non riusciva nemmeno a dire una parola al padre. Olivia guardava tutto questo e pensava che da grande avrebbe lasciato questo orribile villaggio e non sarebbe più tornata, e che avrebbe sposato un uomo ricco, che se lui avesse bevuto, lei avrebbe avuto i soldi. Per rendere più facile guardare la sua faccia da ubriaco. Ecco il telefono, Olivia. Oh mio Dio, che bel vestito. Deve essere costato un sacco di soldi. Non lo vedi? È l'ultima collezione. Non è stupendo? Lo mostrerò a Stella. Credo che ne sarà assolutamente entusiasta. Le chiederò di aiutarmi con il matrimonio. Non credo che direbbe di no. Certo, Olivia. Credo che sarebbe felice di aiutarti. Beh, non so se sia felice. Mi ha sopportato finché suo padre non mi ha chiesto di sposarla. Ora credo che le cose stiano per cambiare. Non le piaccio, lo sento. Ma credo che ora le cose saranno diverse. Metterò quella ribelle al suo posto e lei mi ascolterà. E se non lo farà, potrà prepararsi alla guerra. Sono terribile quando sono arrabbiata. Stella andò in cucina a mangiare un po'. Oggi aveva un forte mal di testa, così decise di dormire un po'. A quanto pare era perché lei e Alice erano rimaste alzate fino a tardi ieri sera che non aveva dormito abbastanza. Sei molto pallida, ragazza mia. Non sei malata? Ho un forte mal di testa. Credo di non aver dormito bene. Non credo. È una primavera fredda. Non porta il cappello? Devo avere il raffreddore, dopo tutto. Dai, prendi una zuppa calda, poi un tè con i lamponi e vai a letto. Spegni il telefono, così nessuno ti disturba. Se papà chiama, gli dirò che sei a casa. E tu stai bene. Sto solo dormendo un po'. Mi capisci? Farò come dici tu. Stella si svegliò nel tardo pomeriggio. Il suo corpo era un po' debole, ma si sentiva molto meglio. La prima cosa che fece fu accendere il telefono. C'erano diverse chiamate senza risposta. Una chiamata da suo padre e alcune chiamate perse da Olivia. Stella stropicciò il naso, non capendo cosa volesse quella donna da lei. «Zia Molly, papà ti ha chiamato? Ha chiamato la mia ragazza. Gli ho detto quello che avevamo concordato. Ti ha chiesto di chiamarlo quando ti alzi. È preoccupato. Ok, ti richiamo subito. Olivia ti ha chiamato? Io? Perché avrebbe dovuto? Sa benissimo che non la sopporto. Per cosa ti ha chiamato? Sì, qualche chiamata persa. Non so cosa voglia da me. Beh, non ha molta importanza. Vado a lavarmi e a chiamare mio padre. Vieni tesoro, ti scaldo la cena». Uscì dal bagno e compose il numero di suo padre. Dopo qualche squillo, lui rispose. «Tesoro, come ti senti?» «Meglio, papà. Sono un po' debole di corpo, ma domani starò bene. Zia Molly ha detto che mi darà da mangiare e poi mi darà del decotto prima di andare a letto. Quindi starò bene». «Bene, questo è un bene, perché quando mi ha detto che eri andata a letto, sapevo che eri malata. È così da quando eri bambino. Quando sei malato vuoi solo dormire». Ma sono felice che sia tutto a posto. Come stai? Come va la scuola? Sto bene. Papà, mi sto preparando per la difesa della mia tesi. Quindi non preoccuparti. Presto tua figlia si unirà ai tuoi ranghi e ti aiuterà. Sono contento che tu abbia detto di sì, figlia mia. Va bene, andiamo a cena. Ti chiamo prima di andare a letto. Ok, papà, ciao. Quando Stella aveva già spento, si ricordò che voleva chiedere a suo padre perché Olivia l'avesse chiamata. Ma dato che il padre non aveva detto nulla, non era così importante. Olivia guardò con rabbia Felix, che era al telefono con sua figlia. Non riusciva a capire di quale malattia stessero parlando, così decise di non farsi coinvolgere nella conversazione. In verità, stava tremando di rabbia.
Oggi aveva chiamato Stella, ma la ragazza non le aveva risposto. Si rendeva conto di essere stata ignorata e questo la faceva arrabbiare ancora di più. Aspettando che il suo futuro marito finisse di parlare, si avvicinò a lui e si sedette sulle sue ginocchia. «C'è qualcosa che non va? Qualcuno sta male?» «Stella. Ho telefonato oggi pomeriggio ma non ha risposto. Ho chiamato Molly e mi ha detto che quando sua figlia è tornata a casa dall'istituto, si è lamentata del mal di testa, poi ha mangiato un po' ed è andata a letto. Sapevo che era malata, ma Molly l'avrebbe rimessa in piedi in poco tempo. È stata lei a far crescere Stella. Molly entrò in casa quando morì mia moglie. Lei e Kate erano amiche, e Molly adorava Stella. Beh, grazie al cielo. Pensavo che sua figlia fosse arrabbiata con me per qualcosa, perché oggi le ho telefonato e mi ha ignorato. Ma è quello che pensavo. Ora so che è malata. Perché ha chiamato Stella? C'è qualcosa che non va? Cosa c'è che non va, tesoro? Volevo solo chiederle di aiutarmi a scegliere un abito da sposa e di aiutarmi con il matrimonio. Che ne pensi? È una buona idea? È un'ottima idea. Ma non ti consiglio di farti aiutare da Stella. Perché no? Non vorrà aiutarmi? Perché non dovrebbe volerlo? Sta solo studiando e preparandosi, quindi ti consiglio di lasciarla fuori. Inoltre, non è lei. Non le piace tutto questo trambusto. Voglio dire, quando si sposerà, non avrà bisogno di un abito da sposa. Esattamente. E scommetto che non avrà nemmeno bisogno di invitati. Andrà semplicemente all'ufficio anagrafe con il suo ragazzo, si registrerà e sarà tutto finito. Che strana figlia che hai. Ho sempre pensato che a tutte le ragazze piacessero i matrimoni in grande, gli invitati, la musica, il divertimento. Ma come potete vedere, non è così. Quindi consiglierei a Stella di non preoccuparsi di queste banalità. La farebbero solo arrabbiare di più. Non ti credo, Felix. Credo che non voglia parlare con me. Non la vedo da quasi un mese e quando mi hai chiesto di sposarti non era con noi. Non era nemmeno con noi. Perché non ceniamo insieme questo fine settimana? Che ne dici? Ok, lo dirò a mia figlia. Inoltre, anch'io devo parlarle di una cosa. Penso che aspetterò che si diplomi, ma vedo che ho bisogno del suo aiuto. C'è qualcosa che non va? No, sto bene. Ho solo delle persone che lavorano per me. Persone che non sanno nulla di pubblicità. Ma Stella ne sa molto. Quindi avrò bisogno del suo aiuto. Allora perché tieni persone così? Gli paghi lo stipendio e non lavorano, quindi li licenzi. Non c'è motivo di tenerle. Nei miei saloni, ad esempio, ho una breve conversazione con queste persone. Se non vuoi lavorare, fai pure. Io non trattengo nessuno. C'è qualcun altro che può prendere il tuo posto. Hai ragione, Olivia. Sono solo un po' diversa. Beh, non ti farò pesare i miei problemi. Non ho avuto nemmeno il tempo di pranzare con tutto questo lavoro oggi. Ho davvero fame. Certo, andiamo. Tesoro, dammi solo 10 minuti. Mi cambio. La settimana volò, Stella era pronta e aspettava che l'autista del padre la venisse a prendere per portarla al ristorante dove avrebbe incontrato il padre e la sua fidanzata. Olivia non voleva vederla. Oh beh, non c'era niente da fare. Avrebbe dovuto sorridere dolcemente per non turbare il padre. Dopo che Olivia aveva chiamato Stella, non aveva ricevuto altre telefonate e si era dimenticata di loro. Olivia non le interessava affatto. «Ciao papà! Ciao Olivia! Sei bellissima!» Stella pronunciò la frase ad effetto mentre si sedeva a tavola. Il padre sorrise e strizzò l'occhio alla figlia. Anche Olivia sorrise, ma Stella notò che il suo sguardo era diffidente. «Ciao, come stai? Come ti senti?» «Sto bene. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Solo un po' di raffreddore. Ora è passato. Zia Molly mi ha rimesso in piedi in un attimo. Oh, hai un angelo custode, zia Molly. È bello avere persone così in famiglia. Non è vero, Felix?» Felix ignorò le parole di Olivia e si rivolse direttamente alla figlia. «Stella, ho qualcosa da fare con te. Stasera ti ho mandato dei documenti per posta. La mia nuova fabbrica ha bisogno di pubblicità. E non una pubblicità qualsiasi, ma qualcosa di serio. Credo che tu capisca che i miei pubblicitari stanno preparando degli opuscoli. Ma a chi servono? Credo che sia uno spreco di denaro. Chi li leggerà? Ma la pubblicità degna di nota è un altro livello. Non sei d'accordo con me? Sono d'accordo, papà. Te l'ho detto molto tempo fa. Quindi accetterò il lavoro.
Grazie tesoro. Sono felice che tu mi stia aiutando. Avrò bisogno di aiuto, ma chiederò ad Alice, così potrai vederla lavorare. Così non credo che ti deluderemo. Non c'è problema, puoi dirmelo dopo. Pagherò la tua Alice. Credo che i soldi le facciano comodo. Ho un regalo per te. Spero che ti piacerà. Stella incrociò lo sguardo di Olivia, che trasalì alla parola regalo. Nel frattempo Felix tirò fuori le chiavi dalla tasca e le porse alla figlia. Ti ho comprato un'auto. Credo che ora ne avrai bisogno. Potresti dover venire spesso in fabbrica per lavoro e il mio autista non è sempre libero. Quindi penso che tu possa cavartela da sola. Grazie, papà. È un bel regalo. Stella, è un regalo fantastico. Se fossi in te farei i salti di gioia. Olivia interviene, guardando con rabbia le chiavi davanti a Stella. È solo che non sono emotiva come te. Tutto qui. A proposito, come vanno i preparativi per il matrimonio? Te la stai cavando? Non molto bene. Volevo chiedertelo, ma tuo padre mi ha detto che era meglio non toccarti. E ora sono un po' ferito, a dire il vero. Quindi sei disposto ad aiutare tuo padre, ma non sei disposto ad aiutare me? Hai frainteso tutto, Olivia. È solo che questo è il mio futuro lavoro. E aiutare mio padre è un'esperienza per me. E mi aiuterà con la tesi. I preparativi per il matrimonio sono solo una distrazione al momento. Quindi non fraintendetemi. Sì, ha capito tutto, non è vero, Olivia? Te la stai cavando benissimo da sola. Credo che stia andando alla grande. Sì, hai ragione, sto facendo tutto da sola. Ma sai, Stella, vorrei che tu vedessi il mio abito da sposa e mi dicessi se è bello o no. Ho davvero bisogno della tua opinione, non c'è problema. Hai una foto? Olivia si morse il labbro. Desiderava davvero che Stella si fermasse nel suo salone, così avrebbero potuto fare due chiacchiere. E aveva bisogno di mostrarle la foto. Te la scriverò domani. Te la mando per messaggio domani. Adesso non ce l'ho. Chiamami e dimmi la tua opinione. Va bene. Stella annuì. La cena proseguì in un'atmosfera familiare. Olivia mangiò in silenzio, ascoltando la figlia e il padre che parlavano. Non capiva molte cose delle loro conversazioni, ma vedeva che sua figlia e suo padre si capivano perfettamente. Niente, un po' di più, e lei sarebbe stata la persona principale della loro casa, non Stella. Al mattino, arrivando all'istituto, Stella si avvicinò innanzitutto ad Alice, che la stava già aspettando vicino all'ufficio. «Ciao, amica. Vuoi guadagnare qualche soldo?» «Sì, certo che sì. Cosa devi fare?» Mio padre mi ha dato un lavoro di pubblicità per la sua nuova fabbrica. Lo faremo dopo la scuola. Ho già guardato la posta, ma per me non ha senso. Allora andiamo a casa mia più tardi, la guardiamo di nuovo e poi facciamo un piano su cosa fare dopo. Sei d'accordo con me? Alice annuì e andarono nello studio. Dopo il matrimonio Olivia aveva pensato che molte cose sarebbero cambiate, che avrebbe vissuto in un appartamento di lusso nel centro della città, e che suo marito le avrebbe dato i soldi per tutto quello che voleva. Ma ahimè, non era stato così. Felix non era avido, ma non le dava nemmeno soldi per niente. Diceva a Olivia che se lei avesse voluto comprare la cosa giusta, lui le avrebbe sempre dato dei soldi e le avrebbe permesso di spendere i suoi soldi per le sciocchezze, perché anche lei lavorava. Ma, tesoro, io ho delle spese di lavoro. Quindi non posso ancora spendere i miei soldi. Beh, io ho più spese di te, quindi non posso nemmeno darti dei soldi. Era anche molto infastidita dal fatto che Stella andasse al lavoro con un'auto di lusso, mentre lei guidava la sua vecchia Jeep. Era da tempo che accennava a Felix che avrebbe dovuto cambiare macchina. Lui rideva e diceva che era in perfette condizioni e che non aveva senso cambiarla. Inoltre, non aveva mai trovato un terreno comune con Stella. Era fredda con lei come sempre. E anche il matrimonio non aveva cambiato nulla. Cercò di portarla fuori a fare shopping o in un caffè come prima, ma Stella rifiutava sempre, dicendo che aveva molto lavoro da fare. Quando si lamentò con Felix, disse che sua figlia la ignorava. Lui rispose che Stella stava bene con lei, solo che aveva molto da fare. Oggi Olivia è arrivata di nuovo di cattivo umore. Il marito è tornato a casa molto tardi e lei, desiderosa di andare al ristorante con lui, è andata a letto affamata. Al suo rimprovero per la fame, il marito le ha detto di imparare a cucinare. Il marito le disse di imparare a cucinare a casa, perché l'avrebbe fatto molto spesso e non poteva andare sempre al ristorante con lei. «Lily, portami un caffè e un panino». «Ho molta fame», disse arrabbiata alla sua segretaria.
Arrivo subito, Olivia. Quando Olivia ebbe mangiato, il suo umore migliorò un po'. Non capisco. Pensavo di sposare un milionario, che avrei potuto fare tutto ciò che volevo. Invece no, non posso nemmeno vedere mio marito tutto il tempo. È sempre con sua figlia. Ora lavorano insieme e lui non ne ha mai abbastanza. Sento solo Stella di qua e Stella di là. È fastidioso. Ho bisogno della sua attenzione e anche di sua figlia, naturalmente. Ma lei non mi guarda nemmeno. Sono un'estranea per lei. Credo sia ora che la tua Stella inizi a pensare a se stessa. Sa se ha un fidanzato. Dopotutto, è una sposa da molto tempo. È ora di iniziare a pensare al matrimonio. Olivia ci ha pensato. Stella non ha davvero un fidanzato. Lavora sempre con suo padre e, per quanto ne sa, non esce mai. Sarebbe bello se avesse un fidanzato, ma qualcuno con cui uscire. E poi, Stella era seduta nel suo ufficio a lavorare. Quando Olivia entrò, sentendo il suo insopportabile profumo addosso. Erano molto costosi, ovviamente, ma a quanto pare non sapeva come usarlo. Probabilmente si era versata addosso metà del flacone in una volta sola. «A cosa devo l'onore, Olivia?» le chiese Stella sorpresa. «Per quanto ne so, mio padre è nel suo ufficio in questo momento. Oggi sono qui per vederti. Perché non andiamo a prendere un caffè? Ho molto lavoro da fare, quindi non vado da nessuna parte». Possiamo prendere un caffè. Ho una macchina per il caffè qui. Non c'è problema. Allora me ne faccia una tazza, se non è troppo disturbo. Stella sospirò. Non voleva essere distratta dal suo lavoro, ma non voleva nemmeno offendere Olivia, perché sapeva quanto avrebbe fatto arrabbiare suo padre. Si versò una tazza di caffè e la mise davanti a Olivia. Non so perché questa visita. Senti, Stella, stavo pensando che forse io e te potremmo andare in discoteca insieme. Tu non hai un fidanzato. Potresti incontrare qualcuno lì. Conosco una persona che possiede un club. Dicono che sia molto elegante. Ci andiamo? Mi dispiace, Olivia, ma ho molto lavoro da fare, sai. Mio padre ha appena comprato una nuova fabbrica. Deve essere ripulita. Deve essere pubblicizzata. Ci sono un sacco di cose da fare. Quindi non sono proprio nel giro delle discoteche in questo momento. Inoltre, non credo che a mio padre piacerebbe. Beh, non credo che dovresti andare in posti come questo senza tuo padre. Devi avermi frainteso. Al contrario, voglio farti sentire bene. E lo spiegherei a tuo padre. No, grazie. Ti sono grato per tutte queste attenzioni, ma posso cavarmela da solo. Ora, se volete scusarmi, se è tutto, torno al lavoro. Olivia uscì dall'ufficio in preda alla rabbia. Come fa quella mocciosa a parlarle? Come se fosse inferiore a lei. Ma non la perdonerà mai per questo. Farà di tutto per far sì che suo padre sia deluso da lei. Farà un balletto con lei. Implorerà il perdono più tardi. Solo a Olivia non importerà. Felix tornò a casa quella sera e trovò sua moglie in lacrime. «Cosa c'è, Olivia? Stai soffrendo o qualcosa del genere? Problemi? C'è solo un problema per me, ed è tua figlia. Oggi sono venuto a trovarla, volevo contattarla, l'ho invitata a prendere un caffè. Mi ha buttato fuori. Mi ha buttato fuori». Mi ha urlato contro e mi ha buttato fuori. È strano. Stella mi ha detto che eri passato e mi ha chiesto di andare in discoteca per divertirci un po'. Ma ha detto di no perché abbiamo molto lavoro da fare. E sai una cosa, Olivia? Non devi parlare di mia figlia. La conosco, non sarebbe mai scortese con te. Anche se non le piace la persona. Non alzerebbe mai la voce con lui. È come sua madre. Ha una bella faccia tosta. A volte la invidio. Vorrei avere quel tipo di compostezza. Olivia si rese conto che il piano non funzionava e dovette pensare a qualcos'altro. Stella era in camera sua con la sua amica a parlare. Oggi la mia matrigna è venuta al club, mi ha chiamato e mi ha detto che devo incontrare un ragazzo, iniziare a uscire, che ha di nuovo bisogno di me. Non capisco. Perché lo farebbe? Voglio dire, lei sta cercando di compiacerti e tu la prendi sul personale. No, Alice. Non è il tipo di donna che vuole aiutare. Vuole qualcosa da me, ma non riesco a capire cosa. E a zia Molly non piace, sai? E mi fido più di lei che di mio padre in questo caso. Va bene, ma pensaci, cosa c'è di così sbagliato in quello che ti ha offerto? Hai sentito cosa succede in quei club? Ha detto che il proprietario è un suo amico. Potrebbe farmi qualsiasi cosa, e poi sarei in imbarazzo davanti a mio padre. No.
Se mai volessi andare in un locale, lo farei senza di lei. Non la voglio lì. Hai detto a tuo padre della visita? Certo che gliel'ho detto. Sai che non abbiamo segreti tra di noi. Beh, non preoccuparti. Inoltre, non hai accettato di andare con lei. Allora qual è il problema? È solo fastidioso che si intrometta nella mia vita. Non si rende conto che se è sposata con mio padre, non può essere mia madre, nemmeno un'amica. Riesco a vedere attraverso di lei. È una persona cattiva. Ma tuo padre non la vede così. La ama e basta. Per gli uomini è diverso, ma non per noi. È passato un anno da quando Olivia ha sposato Felix. Ultimamente aveva cominciato a notare che si stava annoiando. Suo marito era fuori per lavoro con la sua adorabile figlia. Olivia aveva cercato più volte di farli litigare, senza riuscirci. L'ultima volta era stato un disastro totale. Quando si lamentò ancora una volta di Stella, questa entrò nella loro stanza e disse che non era mai successo e che Olivia la stava calunniando. Inoltre, come si scoprì, aveva registrato la loro conversazione, il che fu un calcio nei pantaloni. Olivia non se l'aspettava. Felix guardò la moglie perplesso e poi, quando Stella se ne fu andata, chiese sorpreso: «Non capisco perché stai calunniando mia figlia. È solo che sono stanco di starle vicino come un cane. E lei non mi presta nemmeno attenzione. Quindi perché dovrebbe prestare attenzione a te? Non hai sposato lei, hai sposato me. E poi è adulta, non ha bisogno di una madre. Beh, Molly ha fatto un ottimo lavoro in tutti questi anni. Le vuole molto bene. Quindi non farti coinvolgere ancora da Stella, perché se si offende per te, le cose peggioreranno solo per te». Dopodiché, Olivia smise di infastidire Stella. Così ora sono di nuovo lontani. Era rimasta a casa da sola per due sere a bere vino. Guardando l'orologio si preparò e andò al ristorante per cenare. Non c'era quasi nessuno, così si sedette al loro tavolo preferito e ordinò la cena. «Olivia, ciao! Sei tu?» Alzò lo sguardo e vide Tim, il suo compagno di classe, davanti a lei. All'epoca tutte le ragazze avevano preso una cotta per lui, compresa lei. E ora, guardarlo le toglieva il fiato e le farfalle cominciavano a solcarle lo stomaco. «Tim, perché sono cambiata così tanto?» «No, è che non mi aspettavo di vederti qui. Siediti con me e dimmi come stai.» «Non molto bene. Sono venuto in città, sono entrato all'università e dopo l'università sono entrato nel mondo degli affari. Ma ho fallito. Così ora sono senza un appartamento e senza un lavoro. Sto cercando lavoro. Stasera ho un incontro, ma non si è ancora presentato nessuno. Non potevo crederci quando ti ho visto. Sei diventata così bella. È sposata?» «Sì, sono sposato da un anno.» «Oh, ma dai, sei brava. Se vado al nostro villaggio, dirò loro di te. Non credo che qualcuno mi crederà. Lascia che non mi credano. Non abbiamo fretta. Perché non bevi un po' di vino con me? Che ne dici di una cena? Sai che non direi di no. Non ho mangiato per tutto il giorno. Ho girato la città in cerca di un lavoro.» Si sedettero al ristorante e parlarono a lungo. Poi andarono a casa di Olga. La mattina, al risveglio, Olga guardò Timur, che stava ancora dormendo. Ricordava la loro notte tempestosa e si sentiva bene. Non lo avrebbe lasciato andare. Gli avrebbe affittato un appartamento dove vivere, sarebbe venuta a trovarlo e lo avrebbe aiutato nel suo lavoro. Ma dove lo avrebbe messo? «Tima, tu hai una laurea, vero?» «Sì.» «Perché?» «Ne parlerò con mio marito. Gli dirò che ho incontrato un compagno di corso e gli dirò che hai bisogno di un lavoro. Ti assumerà perché ora ha bisogno di specialisti. E penso che lo risolverai da sola. È tutto a posto.» «Beh, Dio ti ha mandato da me. Non ho un posto dove dormire, però. Speravo di poter parlare con il mio datore di lavoro e convincerlo a darmi una sorta di anticipo per avere un appartamento. Ma credo che ieri non si sia presentato. O forse io e te eravamo così presi l'uno dall'altro che non l'ho visto. Non preoccuparti per la casa, ti aiuterò a trovare un appartamento. Ti darò dei soldi. Ci incontreremo lì. Se ti va, naturalmente. Me lo chiedi ancora?» «Certo che sì. Mia regina. A tuo marito dispiacerebbe. Lavora sempre, non mi presta attenzione. Va in viaggio d'affari con sua figlia. È molto affezionato a lei. Pensavo che le cose sarebbero state diverse. Quindi suo marito ha una figlia adulta, mi sembra di capire. È sposata?» «No, non è sposata. Ma dovresti sapere, Tim,
che non tollererò un tradimento da parte tua. Se stai con me, allora stai con me. Se non lo fai, sarai di nuovo senza casa e disoccupato. Mi capisci? Certo che capisco perché sei così arrabbiato. Ti sto solo chiedendo qual è il problema. Forse potrei aiutarti. No, avevo un piano, ma non lo condividerò con te. Stella è una bella ragazza. Tim, ti ho detto di non provocarmi o finirà male. Ora alzati, devo andare a lavorare. Inoltre devi trovare un appartamento. Troveremo un appartamento vicino al mio salone. Sarà più facile incontrarci. Quando parlerai del lavoro? Mio marito sta tornando. Gli parlerò domani sera. Ora alzati, forza. Sono già abbastanza in ritardo. Olivia trovò subito un appartamento per Tim. Era molto bello e le faceva piacere che fosse vicino al lavoro. E qui ci vivrai. Ma non venire al lavoro, perché se mio marito lo scopre è la fine della storia. Ho capito. Olivia, non devi dirmi tutto 100 volte. Inoltre, se mi aiuti con il lavoro non c'è motivo di mettere te e me stessa in pericolo. Bene, allora mettiti comodo. E la sera dopo il lavoro verrò da te, andremo da qualche parte e poi la sera stessa verremo da te a festeggiare l'inaugurazione della casa. Felix arrivò un po' prima del previsto. Con una figlia le cose si facevano molto più velocemente di prima. La moglie era al lavoro e Felix non la chiamò, ma andò al suo salone per vederla di persona. Ma lei non c'era e la segretaria disse che era andata da qualche parte. Ma non disse dove. Così compose il suo numero. «Pronto tesoro, dove sei?» «Felix, sei già arrivato?» «Sì». «Perché sei sorpreso?» «Non sembri felice». «Oh, davvero, tesoro?» «Certo che lo sono. È solo che non mi aspettavo che tornassi così presto. Mi dispiace, sono impegnata a parlare con il fornitore. Pranziamo insieme stasera se non hai impegni». «Non ho impegni. Oggi sono libero. A proposito, sono nel suo salone. Se vuole, l'aspetto qui. È una buona idea. Arrivo subito». Felix chiese di preparargli un caffè e andò alla finestra. Fu sorpreso di vedere l'auto di sua moglie parcheggiata fuori dal salone. La cosa lo sorprese, ma poi pensò che probabilmente c'era un motivo per cui sua moglie non si era messa al volante. Olivia si stava vestendo, lanciando un'occhiata a Tim, che era sdraiato a letto e la guardava. «Perché mi guardi così? Devo scappare. Non pensavo che mio marito sarebbe tornato così presto. Lo aspettavo solo la sera, o di notte. Ora devo andare, per non destare sospetti. Non dimenticarti di parlargli di me, perché ora ho bisogno di un lavoro. Non ho soldi». «Beh, vuoi che ti dia dei soldi? Cosa sono, un Alfonso?» «No, caro. Grazie per avermi aiutato. Ma ora ci penso io. Fammi solo un altro piccolo favore. Aiutami con il mio lavoro». «Ok. Oggi ti parlerò. Ti dirò che ho conosciuto un compagno di classe». «Eccetera, eccetera. Non si preoccupi. So come negoziare. Sono sicuro che lo sei. Spero che non andrai al salone in questo modo. Perché? È dall'altra parte della strada». «Esatto. E se il tuo maritino è alla finestra? Cosa gli dirai che il tuo fornitore vive nella casa accanto?» «Hai ragione. Cosa dovrei fare?» «Chiama un taxi, pensa a qualcosa, fai un giro e poi vai al salone come se niente fosse». «Hai ragione. Non stavo pensando». «Stai attenta, Olivia, perché se non continui a pensare così, il tuo maritino lo capirà subito». Olivia era seduta con suo marito in un ristorante e gli raccontava come aveva passato la notte. «Ero seduta lì con la mia amica e all'improvviso ho visto un volto familiare. Riesci a crederci? È Tim, un mio compagno di classe. Aveva una riunione e poi si è seduto con noi. Ci ha raccontato come vanno le cose nel nostro villaggio. Ha ricordato i miei compagni di classe. Ci ha detto chi e come vive. Metà delle nostre ragazze si erano già sposate e avevano avuto figli. Metà dei ragazzi ha iniziato a bere pesantemente e alcuni, come lui, si sono trasferiti in città. Ma lui ha un problema di lavoro. Il suo socio d'affari lo ha abbandonato. In ogni caso, è in un mare di guai. Ora sta cercando lavoro. Mi chiedevo se lei potesse aiutarlo. Voglio dire, hai bisogno di un ragazzo con la testa a posto, giusto? Va bene, allora gli dica di venire nel mio ufficio domani mattina. Gli parlerò. E se è davvero un bravo ragazzo, può lavorare. Grazie, tesoro. È solo che è un compatriota. Non volevo negargli l'aiuto. Tim entrò in ufficio la mattina presto e si guardò intorno con piacere. Tutto era al top. Si capiva che i soldi erano pochi.
Quando fu invitato a entrare nell'ufficio, vide un uomo piuttosto bello, anche se già anziano. Accanto a lui c'era una bella ragazza che gli mostrò alcuni documenti. All'inizio pensò che fosse la sua segretaria, ma poi vide la somiglianza e capì che probabilmente era sua figlia. «Ciao, sono Tim. Olivia mi ha chiamato e mi ha detto di venire a trovarti». «Sì, certo, mi ricordo. Siediti e aspetta un minuto. Stiamo finendo». «Allora, Stella, va tutto bene. Ci sono solo alcuni aggiustamenti da fare». «Beh, se lo ricorderà. E quando tutto sarà pronto, per favore, portatemi i documenti finiti». Tim guardò di nuovo la ragazza. Era davvero bella, e anche il nome Stella le si addiceva bene. Ripeté il suo nome tra sé e sé, come se lo assaggiasse, e sorrise. Avrebbe fatto di tutto per ottenere il lavoro. E ora capiva perché Olivia si era arrabbiata tanto quando le aveva chiesto di sua figlia. C'era molto da arrabbiarsi. Olivia sembrava pallida e brutta rispetto a Stella. Stella non prestava assolutamente attenzione alle persone che venivano a trovare suo padre. Ci era abituata. Il suo lavoro riguardava tutt'altro. Non le importava del resto. «Avete visto che tipo di uomo abbiamo qui? Dio, è bello e single. E ha un nome così bello. Tim. Alice, dovresti pensare al lavoro, non ai bei ragazzi. Oh, andiamo, Stella. Mi stai annoiando con il tuo lavoro. Non ti sposerai mai. Non vuoi incontrare un uomo e farti accompagnare a casa la sera? O che ti baci teneramente? Io invece voglio uscire con qualcuno. Quindi hai appena rotto con il tuo prossimo ragazzo. Riposati un po'. Cosa c'è di sbagliato in te? Mi sono innamorata di Tim appena l'ho visto. Tutte le ragazze laggiù sono pazze di lui. Pranziamo insieme oggi. Vedrai quanto è bello. Ok, ok, va bene, vado a vedere». Tim andò a pranzo con tutti. Fu messo al corrente e capì che poteva gestire tutto perché aveva la testa sulle spalle. Inoltre la paga era buona. La paga era ottima. Aveva già conosciuto tutti, soprattutto Alice, che gli girava intorno come un'ape intorno a un fiore. Aveva saputo da lei che era un'amica intima di Stella, quindi pensò che Alice gli sarebbe servita. Erano solo le continue telefonate e gli SMS di Olivia a rendere la situazione difficile. Lei gli chiedeva quasi ogni 5 minuti come stava, come andava il lavoro. Anche se si rendeva conto che voleva chiederglielo, ma non osava. Non gli piaceva quel tipo di insistenza da parte di lei e decise che, non appena ne avesse avuto l'occasione, ne avrebbe parlato seriamente con lei. Stella guardò Tim, che era seduto a un tavolo con altri ragazzi, e stava raccontando loro qualcosa di divertente. Sì, in effetti il ragazzo era molto bello, ma questo era tutto. Era abituata a non giudicare una persona dal suo aspetto. Inoltre, sapeva che i ragazzi con un aspetto simile non si distinguono per un'intelligenza particolare, perché era abituata al fatto che il più delle volte le ragazze stesse pendevano dal suo collo. «Perché non dici qualcosa? Cosa ne pensi di lui?» «Beh, è un bel ragazzo. È tutto quello che puoi dire su di lui? Dio, sei così noioso. Mi fai paura. Perché non usciamo?» «Tra l'altro, Tim ci ha invitati tutti in un locale. Ha detto che vuole festeggiare il suo primo giorno di lavoro. Ti va di andarci?» «No, non credo che mi adatterei. E poi, sai che non mi piacciono le feste. Ho bisogno di dormire. Domani è un giorno di lavoro. Nel caso te lo ricordassi, non essere così noioso. Cosa c'è di sbagliato in te? Siamo giovani, dobbiamo divertirsi. Ti stai già comportando come una vecchia. Non puoi farlo. Inoltre, abbiamo fatto tutto il lavoro. Dobbiamo solo controllare tutto domani. Quindi rilassati un po'. Abbiamo fatto una grande pubblicità, quindi abbiamo diritto a un po' di riposo. Inoltre, non credo che tuo padre abbia qualcosa in contrario se andiamo al club. Quindi vai pure». «Va bene, lo farò. Non vado da nessuna parte da secoli». «Esattamente. Io e te, con questo lavoro, siamo sempre soli. Non abbiamo nemmeno un fidanzato. Non parlare per me. Tu sei quella che ha un nuovo ragazzo ogni settimana, che ami alla follia e che hai capito che è quello giusto per te. Non è colpa mia se mi sento sempre così. Poi lo conosco e mi rendo conto che no, non fa per me. E poi ho ancora tempo per scegliere. Hai capito? Ho capito benissimo. Devo solo finire una cosa. Non preoccuparti domani. Quando sarai pronta, potrai venirmi a prendere». «Certo, evviva! Allora dirò ai ragazzi che vieni con noi». Tim era molto felice di questa notizia.
Era rimasto molto turbato quando aveva saputo dai ragazzi che Stella non sarebbe uscita con loro e pensava di essersi inventato tutta la festa in onore del suo primo giorno di lavoro per niente. Ma alla fine non era poi così male. Alice aveva convinto la sua amica a partecipare, anche se Alice era un problema perché girava sempre intorno a Tim. Prima di andare al club, compose il numero di Olivia. «Dove sei? Sei ancora al lavoro?» «No, stasera vado in discoteca con i ragazzi. Devo festeggiare il mio primo giorno di lavoro. È quello che fanno, sai. Quindi ti chiamo solo per farti sapere. Va bene, allora. Ti lascio andare perché so esattamente chi ci va. Mia figlia, per esempio. La figlia di mio marito non ci sarà perché la conosco bene. Preferisce non andare a eventi come questo. È un uccello che vola alto». Tim sorrise, ma non disse altro, rendendosi conto che se avesse detto qualcosa sul fatto che Stella sarebbe andata con loro, Olivia sarebbe potuta venire al club e rovinare tutto. E questo non rientrava nei suoi piani. All'inizio, quando aveva conosciuto Olivia, aveva pensato che non gli mancasse nulla, e lei gli piaceva. Ma quando vide Stella, capì che era l'occasione per realizzare in questa vita ciò che aveva sempre sognato. E poi la ragazza si rivelò molto bella e non sposata, e quindi lui poteva sposarla. E questa è un'altra prospettiva. Il locale era rumoroso e allegro. Stella era un po' confusa, ma Alice vide subito i ragazzi guidati da Tim. Era difficile non notarlo. «Ci dispiace di essere un po' in ritardo. Avevamo del lavoro da fare», Alice disse allegramente e fece l'occhiolino a Tim. I ragazzi erano un po' silenziosi quando videro Stella. Non sapevano come comportarsi. Inoltre, era la prima volta che i capi uscivano con loro in questo modo. «Forza, rilassatevi. Perché siete così silenziosi? Non è il capo che esce con voi. È solo una ragazza che ha deciso di rilassarsi dopo una giornata di lavoro. Vero, Stella?» Stella annuì. Non sapeva come comportarsi in mezzo ai ragazzi. Tim decise di affrontare il compito con coraggio. Si presentò e poi portò ad Alice e Stella un cocktail a testa. Mentre erano sedute al tavolo, raccontò un paio di aneddoti divertenti e vide che tutti erano finalmente rilassati. Stella, come si scoprì, era una ragazza molto divertente. Lei stessa raccontò un paio di storie divertenti che erano accadute loro durante gli studi. L'argomento si spostò senza problemi sugli anni di studio. Tutto sommato, tutti iniziarono a divertirsi in generale. Poco dopo Tim chiese a Stella di ballare e lei accettò. E dopo la festa l'accompagnò a casa. Gli piaceva il modo in cui si comportava con lui. Non come tutte le altre ragazze con cui aveva iniziato a uscire. Quelle che si limitavano a guardarlo in bocca, cercando di fare tutto il possibile per compiacerlo. Stella non era così. Si comportava come se Tim fosse suo amico, niente di più. E questo non gli andava bene. Aveva altri progetti, ma si rese conto che in questo caso avrebbe dovuto lavorare sodo per conquistare una ragazza come quella. Doveva convincere il padre di lei ad apprezzarlo. E lui è un uomo molto serio. Sì, sarebbe stata una sfida. Ma se ci fosse riuscito, il premio sarebbe stato 1 milione. Cercò di agire senza fretta e senza dare nell'occhio, e vide che Stella, così calma e amichevole, gli piaceva molto, il che significava che era sulla strada giusta. Certo, aveva un altro problema. Olivia, che si accorgeva di quello che stava succedendo, che c'era qualcosa che non andava, ma non riusciva a capire cosa. «Non vuoi vedermi di nuovo stasera?» «No, Olivia, te l'ho detto, ho molto lavoro da fare. Sai, il capo è esigente, arrivo tardi e vado a letto. Ma non preoccuparti, presto sarà tutto finito e tornerò a casa presto. Ma non mentirmi, Tim, perché se scopro che hai un'altra donna, non mi offendo, sei senza lavoro. E cosa dirai al tuo uomo, che mi hai molestato? E poi vedremo a chi crederà, a te o a me». Tim non se l'aspettava, ovviamente. Ora il compito diventava ancora più difficile. Olivia non poteva essere tenuta lontana da lui, per evitare che facesse qualcosa di stupido. E tutto stava andando così bene. Lui e Stella erano già andati al cinema un paio di volte. Poi si erano seduti al ristorante, e lui vedeva che cominciava a piacerle. Lui stesso era entusiasta di lei. Era come nessuna ragazza che avesse mai incontrato prima. Si rese conto che non si era mai innamorato, però, perché gli piacevano altre donne come Olivia, più capricciose. «Stella, oggi non possiamo vederci perché vengono dei parenti dal mio paese. Così ho detto che li avrei portati fuori a cena,
Non ti offendi? No, Tim, va bene così. E poi, a dire il vero, la mia ragazza mi chiede da tempo di andare al cinema con lei. È arrabbiata perché mi sono dimenticato di lei. Tim sapeva esattamente di quale amica stava parlando. Ma sapeva anche che Stella non lo stava ingannando, perché Alice si era lamentata per tutta la settimana di voler vedere quel particolare film. Avrai tempo stasera. Ho chiesto a un mio collega di sostituirmi stasera. Io stesso sono mancato. Quindi ci vediamo stasera nel mio appartamento. Olivia era raggiante. Finalmente. Ultimamente le erano venuti in mente un sacco di pensieri. Aveva persino chiesto a Felix se Stella si vedeva con un uomo. Ma la risposta fu rassicurante. Stella non si vedeva ancora con nessuno. Olivia capì che a Tim poteva piacere solo la figlia del capo e nessun altro. Lo vedeva bene perché erano uguali. Ovvero, amavano i soldi e avrebbero fatto di tutto per averli. Dopo aver detto al marito che aveva una riunione di lavoro, Olivia si diresse verso il suo amante. «Quanto tempo è passato da quando mi hai invitato a casa tua? Pensavo che avessi trovato qualcun altro». «Oh, andiamo, chi dovrei trovare?» «Certo, Stella è una bella ragazza, ma è come una meba. Non mi piace, non c'è problema». Quando erano a letto hanno parlato di nuovo. «Tim, sposeresti una persona come Stella?» «No, non voglio una moglie come Stella. Non voglio una moglie così. Potrebbe impegnarsi molto, ma è molto lontana da te. E a me piacciono le donne come te. Tu non capisci niente. È solo che Stella non è mai stata con un uomo prima d'ora». Anch'io sono sorpreso, a dire il vero, ma è ossessionata dal lavoro. Ha preso da suo padre e dalla bellezza di sua madre. Ho sentito che è morta quando Stella era molto giovane. Già. Dove ha preso questa informazione? Hai fatto qualche ricerca su di lei? No, è solo che la sua amica Alice è una chiacchierona. Quindi mi ha detto tutte queste cose. Non la sopporto nemmeno io, sempre a ficcare il naso. Beh, non è niente di che. Il mio maritino farà un altro viaggio di lavoro. Andrà all'estero. Non lo nascondo. Volevo che mi portasse con sé. Ma ha detto che non poteva e che Stella sarebbe andata con lui, in modo che io e te avessimo il tempo di godersi l'un l'altro. Tim non era affatto contento di questa notizia. Stella se ne va, e questo significa che tutti i suoi sforzi si ritorceranno contro di lui. Dovrebbe cercare di dissuaderla da questo viaggio. No. Probabilmente non avrebbe funzionato. Allora dovrebbe sintonizzarsi e aspettare, per poi ricominciare tutto da capo. Stella non avrebbe mai pensato che Tim le sarebbe mancato così tanto. Ma questo viaggio di lavoro era stato più difficile che mai. Non se lo aspettava da se stessa. Ma non riusciva a togliersi dalla testa quel ragazzo. «Figlia, vedo che sei sempre pensierosa. C'è qualcosa che non va? Sto bene, papà. Voglio solo confessarti una cosa». Per favore, non dire ancora nulla a Olivia, perché probabilmente non è una cosa seria. Figlia, dai, dimmi cosa c'è che non va. C'è un ragazzo che mi piace, che lavora per noi. E non pensavo fosse una cosa così seria. Ma questo viaggio ha messo tutto in prospettiva. Allora, figlia, stai dicendo che sei innamorata? Sì, papà, credo di sì. E non me lo aspettavo da me stessa. Beh, è meraviglioso. Inoltre, l'amore può arrivare all'improvviso. Come questo per te. All'inizio non piacevo a tua madre. Poi ha capito di amarmi quanto io amavo lei. E anche tu. Mi presenteresti il tuo ragazzo? Dai, papà, non esageriamo. Non so ancora esattamente cosa prova per me. Forse sono io quella innamorata di lui. E per lui sono solo una ragazza come tante. Tim contava i giorni. Non vedeva l'ora di vedere Stella e allo stesso tempo la temeva. Pensava che avrebbe rivisto la freddezza e l'alienazione nei suoi occhi e che avrebbe dovuto ricominciare tutto da capo. E se lei avesse incontrato qualcuno lì? Allora tutto sarebbe stato perduto. Ma quando si incontrarono e lui la guardò negli occhi lucenti, tirò un sospiro di sollievo. Non si aspettava un tale effetto dalla separazione che il cuore di quella bellezza tremò. E lui se ne era reso conto. Quindi è necessario passare a una fase più seria per proporre di incontrarsi ufficialmente e fare conoscenza con suo padre, per così dire, in un contesto informale. Tim, non hai fretta. Penso che sia un po' presto per presentarti a suo padre. Stella, ti sbagli. Voglio stare sempre con te, giorno e notte. Voglio chiedere la benedizione di tuo padre. Perché vuoi chiedermi di sposarti? Perché non posso vivere senza di te. Sposami. Tim non si aspettava questo da se stesso. Ma non poteva più aspettare. Doveva fare qualcosa.
Inoltre, Olivia gli stava dando sui nervi. Non si limitava a controllarlo, ma era come una bardana che si aggrappava a lui. «È tutto molto improvviso, Tim. Sono un po' confusa. È solo che mentre eri via, ho capito molte cose e ci ho pensato. Non sei d'accordo?» Stella arrossì e annuì. «Allora dirò a mio padre di non programmare nulla per il fine settimana. Allora gli daremo la notizia. Ebbene. Tesoro, ora vado. Devo lavorare. Vedi, non potevo aspettare fino a stasera. Appena ti ho visto, non potevo sopportare di dirtelo». Stella entrò nell'ufficio del padre non sapendo come iniziare la conversazione. «Figlia, se qualcosa che non va. Sembri un po' agitata. Papà, sei libero sabato? Certo. Vuoi uscire? Sì, ti portiamo al ristorante. Il mio ragazzo vuole conoscerti e dirti qualcosa». «Oh, davvero? È quello che penso?» Stella ha annuito. «Quindi stai dicendo che ti sposerai presto?» Stella arrossì e annuì di nuovo. «Figlia, lo ami davvero così tanto? Sono molto felice per te. E posso anche indovinare di quale uomo stai parlando. È Tim? Ho ragione? Come fai a saperlo?» «Beh, è da un po' che sento dire che ti sta facendo la corte. Quindi aspettavo che me lo dicessi tu. Non hai detto nulla e ho pensato che non fosse nulla di serio». «Sì, lo pensavo anch'io, finché non sono partita per un viaggio di lavoro. È stato allora che ho capito di amarlo». «Beh, allora sono molto felice per te, figlia mia, naturalmente. Incontriamoci sabato e parliamo con il tuo fidanzato». Olivia non riusciva a trovare casa sua. Tim non rispondeva al telefono da quasi una settimana, dicendo di essere impegnato. In pratica la ignorava il più possibile. Decise di rinunciare e di andare a casa sua sabato. Ma il marito la interruppe dicendo che quella sera sarebbero andati in un ristorante. Ci sarebbero stati anche Stella e il suo ragazzo. Che giovanotto! Da quanto tempo lo aveva? Da molto tempo, ma solo ora stanno facendo sul serio. «Quindi ti chiedo di mantenere un profilo basso stasera e di sostenere Stella in ogni modo. Mi capisci? Quando mai non sono stata di supporto? Olivia, sai di cosa sto parlando? Un tempo hai fatto di tutto per dividere me e mia figlia. Pensi che l'abbia dimenticato? E non mi piace il modo in cui mi tratti ultimamente. Sei sempre irritabile, mi chiami in continuazione. Pensi che non veda le cose? Se c'è un problema al lavoro, dimmelo, ti aiuterò a risolverlo. O hai un amante? Come puoi pensare una cosa del genere? Sei l'unica persona che ho. È solo un conflitto con una cliente. È una donna potente. Sto indagando. Beh, ora è tutto alle spalle. Quindi non arrabbiarti con me per questo. Non c'è problema. Quando hai capito quello che ho detto? Sii gentile con Stella. Non ha mai parlato male di te, anche dopo quello che hai fatto». Olivia era arrabbiata, ma non riusciva a dire nulla. Il cuore le batteva già forte dopo che il marito le aveva accennato al suo amante. Aveva quasi rovinato tutto con il suo comportamento. Se lui vuole che lei sia gentile con sua figlia, lei sarà gentile con lui. L'importante è che Felix si calmi, altrimenti perderà tutto. Stella e Tim furono i primi ad arrivare al ristorante. Era teso, perché era ben consapevole di chi stava per incontrare. Naturalmente si sentiva un po' a disagio, perché era tutto in gioco. E Olivia poteva rovinare tutto. Tuttavia si rendeva conto che se gli avesse detto qualcosa, avrebbe messo in pericolo prima di tutto se stessa. E sperava che anche lei se ne rendesse conto. Olivia vide Tim per primo. Indietreggiò, non sapendo cosa ci facesse qui. Poi vide Stella. Quindi, dopo tutto, stavano insieme. La gelosia le invase la testa e avrebbe voluto gridare a tutti che lui era solo suo. Ma si fermò in tempo, prese il marito sotto braccio, gli mise un sorriso sul viso e andarono insieme al tavolo. Tim si irrigidì quando vide Olivia con Felix. Stella, alla vista del padre, sorrise e gli diede un buffetto sulla guancia. Olivia si limitò a salutarlo. «Tim, vorrei presentarti mia moglie, Olivia. Che dico? Voi due vi conoscete. Ora dimmi cosa mangiamo stasera». Stella si accigliò. Non si aspettava che Tim e Olivia si conoscessero. E questo la rendeva un po' tesa. «Mi dispiace, figlia, ma mi ero dimenticata di quell'incidente. Olivia ha chiesto di Tim e non solo sono dello stesso villaggio, ma sono anche compagni di classe». «Sì, tesoro, mi dispiace. Ho solo dimenticato che Olivia è la moglie di tuo padre. Inoltre, io e te non abbiamo mai parlato di scuola. Se ne abbiamo mai parlato, è stato quando eravamo studenti». Stella si rilassò di nuovo. Era vero,
Non avevano mai parlato di scuola. Guardò con attenzione Olivia, che aveva gli occhi puntati sul menù, evidentemente per decidere cosa mangiare stasera. Finora sembrava tutto a posto, ma Stella non riusciva a capire cosa la rendesse così tesa. Era forse gelosia? Stella vedeva che a suo padre piaceva Tim perché stavano praticamente parlando a tavola. Quando Tim e Olivia andarono in bagno, Stella chiese a suo padre cosa pensasse di Tim. «Sai, tesoro, non è un cattivo ragazzo e ti vuole bene. Questa è la cosa più importante. Inoltre, la prima cosa che conta per me è che tu sia felice». Nel frattempo, dopo che Tim se n'è andato, Olivia si è scusata ed è andata alla toilette. «Quindi è questo che stai facendo alle mie spalle, questo è il tuo ringraziamento». «Beh, va bene. Allora andrò a dire la verità alla tua fidanzata. Vedremo poi come si sposerà». Nel caso non l'avessi notato, Stella odia essere ingannata e si divertirà molto con questa notizia. Capirà che lo stai facendo solo per il tuo bene. Non oseresti mai. Perché se aprirai la bocca, non terrò la bocca chiusa. E non ho nulla da perdere. Dirò a tuo marito come lo hai tradito con me. Poi vedremo cosa c'è in serbo anche per te. Perché stai lì? Vai e raccontami tutto. Esco subito. Per il dessert, non solo per scioccare una figlia, ma anche suo padre. Olivia capì di aver perso. Che in realtà, se avesse detto una parola, sarebbe stata la prima cosa che avrebbe fatto la sua fine. Non capisci? Ti amo davvero, Tim. Non capisci? Vivo con lui solo per i soldi. Se lo lascio, non avrò nulla. Lo capisci? Certo che capisco. Ma Olivia, sii paziente. Credo che insieme potremo trovare un modo per sterminare il loro clan e vivere a nostro piacimento. Olivia guardò Tim con sorpresa, poi annuì e uscì. Lui la seguì poco dopo. Decisero di celebrare il matrimonio in un ristorante. Stella non si oppose alla proposta, ma poi suo padre insistette. «Cosa stai facendo? I miei partner non mi capiscono. Cosa vuoi dire? Felix non ha fatto un matrimonio per la sua unica figlia. Mi dispiace, figlia mia, ma non c'è altro modo. Quindi abbi pazienza. Davvero, Stella, abbi pazienza. Non vuoi indossare un abito da sposa per un po'? Non lo so, non mi sono mai piaciuti i matrimoni. Non mi sono mai piaciuti i matrimoni. Ho sempre voluto festeggiare con la mia famiglia, non con un gruppo di invitati, metà dei quali non conosco nemmeno. Figlia, devi capire che questo è molto importante per me. E per te, ovviamente. Perché prima o poi, tutto quello che ho, andrà a te». Stella annuì e andò in cucina a prendere qualcosa da bere. Si rese conto che aveva deciso e che nessuno l'avrebbe ascoltata. «Allora perché la mia ragazza è così giù di morale?» chiese zia Molly. Versò il succo di frutta nel bicchiere di Stella. «Bevilo e ti sentirai meglio». Stella si lamentava che nessuno l'avrebbe ascoltata e che stavano facendo un grande matrimonio che lei non voleva. «Capisco, ragazza mia. È quello che mi ha detto tua madre quando ha detto che non sopportava le cose appariscenti. Ma tuo padre non era così ricco allora, quindi fu un matrimonio modesto. Ma ora è comprensibile. Il tuo papà non può fare altro. Stella, tesoro, sei sicura che Tim sia l'uomo che vuoi davvero sposare? Forse è per lui che hai questi dubbi. Lo amo e non mi pento di aver accettato la sua offerta. Mi piace molto e credo che sarei molto felice con lui. Solo che non capisco, zia Molly, perché hai dei dubbi. Non mi piace. Non so dirti perché. Ma mi conosci, non parlo con un uomo per niente. Ha fatto qualcosa che ti ha offeso? È questo il punto, no? Non mi piace. Ecco tutto». Stella ci pensò su. Era abituata ad ascoltare le opinioni della zia, ma si sentiva a disagio. Tim non l'aveva mai offesa una volta e lei non poteva nemmeno dubitare di lui. Era sempre stato molto gentile con lei, spolverandola letteralmente. Le sembrava che i suoi sentimenti per lei fossero autentici. Forse col tempo sarebbe passato. Zia Molly si sarebbe abituata a Tim e avrebbe smesso di sospettare di lui. Dopo il matrimonio, avrebbero vissuto in questo appartamento e sarebbero stati sempre insieme. Si sarebbe accorta di quanto lui fosse gentile e si sarebbe calmata. Olivia ultimamente andava in giro come un delirio. Non riusciva a capire come fosse successo che si fosse innamorata così tanto di Tim. I preparativi per il matrimonio la stavano facendo impazzire. Era contenta che Stella non le chiedesse di aiutarla. Non poteva e probabilmente si sarebbe tradita. Dio. E poi sarebbero partiti per la luna di miele.
È vero, sarebbe stato solo per una settimana, ma anche questo era troppo per lei. Si sarebbero visti tutti i giorni e lui le avrebbe detto che non poteva vivere a lungo con Stella perché era troppo calma e composta, e questo lo infastidiva molto. Una donna dovrebbe essere vivace, pazza o qualcosa del genere. Non una donna tranquilla come Stella. Mi fa arrabbiare. Non alza mai la voce. Parla sempre con un tono perfettamente uniforme. Tu invece sei come una tigre, sempre pronta a saltarmi addosso e a farmi a pezzi. Sono felice che ci siamo incontrati allora. Siamo fatti l'uno per l'altra. Abbi pazienza. Ancora un po' e ci metteremo al lavoro. Prima ci sbarazzeremo di tuo marito e poi toccherà a mia moglie. Finalmente. Sono così stufa di lui, soprattutto di notte. Non riesco nemmeno più ad andare a letto con lui. Riesco a pensare solo a me stessa. Olivia, ti prego, non rovinare tutto prima che sia finita. Mi capisci? Altrimenti non avremo nulla e tuo marito ci distruggerà. No, amore mio, non dirò mai nulla perché mi rendo conto che è in gioco la nostra vita e la nostra felicità. Dopo il matrimonio e la luna di miele, Stella si mise al lavoro per mettere in vacanza il padre. Ma non fu così facile. Papà, non ti chiedo di prenderti un mese di ferie, ma almeno un paio di giorni posso farli da sola. Inoltre, hai smesso di riposare, hai un aspetto malaticcio e sono preoccupata. Sì, Olivia è stata un po' un disastro ultimamente. Non mi parla tutto il giorno e mi urla contro. Senza alcun motivo. Mi sto stancando. Mi sta dando sui nervi. Quindi per me il lavoro è la migliore medicina. No, papà. La cura migliore è andare a pescare con il fratello di nostra zia Molly e divertirsi. Credo che ti farebbe bene. È vero, figlia mia. Harry chiede di me da secoli. Continua a dire a Molly che aspetta che io vada a trovarlo. Beh, non c'è problema. Allora vai domani. Olivia era sollevata dal fatto che suo marito se ne andasse finalmente da casa, almeno per un paio di giorni. Non riusciva più a sopportarlo. Diede subito la notizia a Tim. Il mio se ne va domani. Quindi sarò senza di lui per un paio di giorni. Pensa a qualcosa per tua moglie. Saremo insieme. Olivia, smetti di pensare a te stessa. Abbiamo l'occasione perfetta per sbarazzarci del tuo uomo. Mi dica solo una cosa. Guida o fa da autista? Da solo. L'ho sentito dire a Oliver. Perché me lo chiede? Perché domani suo marito avrà un incidente. Non credo ci sia modo di salvarlo. Ci pensi? La figlia ha visto che il padre era stanco. Per questo lo ha mandato in vacanza, per così dire. Lui ha guidato da solo. Si è ammalato e non è riuscito a controllarsi. Capite? È incredibile come te ne esca con queste cose. Ok, hai ragione. È meglio mettere da parte i nostri sentimenti per ora. Poi, quando avremo fatto le cose per bene, io e te non ci separeremo mai più. Felix si alzò presto la mattina e cominciò a fare i bagagli. Non svegliò la moglie. Ma uscì di casa in silenzio. In effetti era preoccupato perché gli girava la testa fin dal mattino e si rese conto che non voleva guidare l'auto in quello stato. Chiamò il numero del suo autista. Oliver, mi dispiace svegliarti così presto, ma ho bisogno di te. Spero che tu non abbia impegni. Cosa c'è che non va, Felix? Vado a pescare e non posso guidare da solo perché non mi sento bene. Ti piacerebbe venire in vacanza con me? Ti prometto che non te ne pentirai. Sì, non c'è problema. Sarò lì presto. Tim si mise la maschera sul viso, guardando la strada. La sera prima aveva rubato una vecchia auto e ora stava aspettando il suocero sulla strada. Il suo piano era di guidare contro il traffico in arrivo. L'auto del suocero, dopo una tale manovra, avrebbe sbandato e sarebbe volata in un profondo burrone. Non avrebbe potuto fuggire, ne era certo. Tutto si svolse proprio come si aspettava. L'auto cadde nel burrone e prese fuoco. Così il suocero era finito. Stella ricevette la notizia solo all'ora di pranzo. Ricevette una telefonata che le diceva che suo padre era morto in un incidente stradale. Si recò alla stazione di polizia dove le chiesero perché suo padre fosse così lontano dalla città, soprattutto da solo. Stava andando a pescare. Era da un po' che non andava in vacanza. E non si sentiva bene. Così gli ho detto di riposare un po'. Ed è andato senza autista. È vero? Non lo so. Ha detto che mi avrebbe chiamato oggi quando sarebbe arrivato. Come fa a sapere che è andato senza autista? Abbiamo già interrogato la moglie. Ha confermato che andava a pescare, ma è andato da solo, senza autista. Posso vedere mio padre? Stella ha chiesto singhiozzando. No, Stella. Sarò sincero, non è un bello spettacolo.
perché tuo padre è stato gravemente danneggiato dall'incendio. Ti mandò a prendere Stella alla stazione, la calmò come meglio poté e la portò a casa. Non preoccuparti, andrò alla fabbrica e mi occuperò di tutto. Devi stare a casa per un po'. Zia Molly ti sta aspettando. Mi ha detto di portarti direttamente da lei. Stella ne fu sorpresa, ma non disse nulla. Molto probabilmente la zia era solo preoccupata per lei e pensava che stesse molto male. E lo era. Solo che Stella non credeva che suo padre non fosse vivo, perché il suo cuore taceva. Tim guidò con prudenza e guardò sua moglie. Non piangeva, stava ferma, e la cosa lo innervosiva. Gli sembrava che Stella avrebbe urlato, pianto e avuto delle convulsioni. Ma era come se si fosse addormentata con gli occhi aperti. «Stai bene, tesoro?» «Sto bene, non preoccuparti per me. Arriveremo a casa e mi sentirò ancora meglio». Tim non poteva credere alle sue orecchie. Sua moglie gli stava dicendo freddamente che stava bene. Ma lui aveva visto con i suoi occhi che lei adorava suo padre. Visto cosa? L'aveva sentito, e l'aveva sentito da lei. Non era tutto vero, e lei non vedeva l'ora che il padre se ne andasse per poter avere tutte le sue ricchezze per sé. È una bella resistenza. Non ho mai pensato che le persone tranquille potessero farlo. È vero quello che si dice. Ci sono diavoli nel buio. Quando Stella entrò nell'appartamento, andò prima in cucina. La zia Molly la stava già aspettando, e anche lei non aveva alcuna traccia di lacrime sul viso. «Mia cara, siediti, siediti qui. Ho bisogno di parlarti». «Bene, allora vado a lavorare. Chiamami se hai bisogno di qualcosa». «Lo farò». Stella annuì. Non disse una parola. Appena Tim se ne andò, zia Molly si avvicinò a Stella e le sussurrò. «Tuo padre è vivo». «Va tutto bene, ragazza». Lui e l'autista sono andati verso di loro. Una macchina è saltata fuori e sono caduti in un burrone. Tuo padre ce l'ha fatta, ma Oliver no. È morto. Tuo padre disse che nessuno sapeva ancora nulla perché si trattava di un attentato. Nessuno sapeva che sarebbe andato con il suo autista. L'ha deciso stamattina perché non si sentiva bene. Sospetta di sua moglie Olivia. Pensa che abbia un complice. Felix è al sicuro ora. Per il momento sta da mio fratello. Persone fidate della polizia se ne stanno già occupando. Sanno che tuo padre è vivo. E poi Stella è scoppiata in lacrime. Scoppiò in lacrime di gioia e di gioia per il fatto che il suo cuore non l'aveva delusa. Era stato in silenzio per tutto questo tempo, mentre la sua mente le diceva il contrario. Zia Molly la guardò spaventata, non sapendo cosa stesse succedendo. «Non credevo che fosse morto. Il mio cuore diceva che era vivo. Diceva che avrei percepito che gli era successo qualcosa». L'unico pensiero che avevo in testa era che fosse morto. Ero così spaventata. E quando me lo hai raccontato sono scoppiata, solo di gioia. Beh, grazie a Dio, ragazza. Mi hai spaventato. A proposito, tuo padre ha detto che dovresti stare a casa per un po'. Non sarebbe giusto che tu andassi subito a lavorare. Farò come ha detto. L'importante è che stia bene. E poi credo che scopriranno chi è stato. Tim arrivò a casa e andò subito in camera da letto per vedere Stella. Era sdraiata sul letto a leggere un libro. Quando si accorse di Tim, saltò in piedi felice e si precipitò da lui. Lui fu preso alla sprovvista. «Stella, mi spaventi. Non c'è problema. È facile. È fantastico. Siediti, ti dirò tutto. Papà è vivo. Ma non dirlo ancora a nessuno. Anche la polizia lo sa. Sospettano di Olivia e dicono c'è qualcuno la sta aiutando». Papà mi ha detto cosa è successo. Ha capito che l'intera faccenda è stata insenata di proposito. Stella, ti prego di calmarti. So che vuoi credere al meglio, ma era da solo in macchina. Ecco perché. No, non era solo. Stamattina si è sentito male e ha chiamato il suo autista Oliver. Se lo avesse fatto, mio padre sarebbe morto di sicuro. Non appena il caso sarà chiuso, contatteremo la sua famiglia e la aiuteremo con il funerale e i soldi. Era un bravo ragazzo. Mio padre è molto arrabbiato per quello che è successo. Tim è pallido, il che significa che non ha funzionato e che dobbiamo fare qualcosa. Stella non può essere toccata in questo momento. Allora tutti saprebbero che lui e Olivia erano coinvolti. E allora cosa facciamo? Cosa facciamo? Dobbiamo pensare a qualcos'altro. Sono davvero felice che sia tutto a posto. Ti prego, non dirlo a nessuno, soprattutto a Olivia. Domani verrà a trovarsi qui. Ha detto che vuole stare con me. Non si sente bene da sola. Sarai a casa domani.
Sì, papà ha detto che dovrei stare qui per un po'. Tim rimase sveglio tutta la notte. Si chiedeva cosa potesse fare per allontanare i sospetti da Olivia. Sentiva che se la polizia avesse iniziato a scavare più a fondo, la sua storia d'amore con Olivia sarebbe venuta a galla e sarebbe stata la fine. Al mattino il piano era di aspettare Olivia e parlarle. Ma come fare? Olivia arrivò di buon mattino. Zia Molly era in giardino e Stella stava facendo la doccia. Tim le saltò addosso e le sussurrò: «Ascoltami attentamente. Tuo marito è vivo e sospettano di te. Non dire nulla, non dire nulla, ma continua ad ascoltare. Per allontanare i sospetti da te, ho deciso di inscenare un incidente per far credere di essere stato assassinato. Conosce qualcuno, un medico, un ospedale. Olivia ha una timo rossa, quindi con loro accetterete di mettermi in terapia intensiva. Capisce? È come se stessi morendo. Mi rendo conto ci costerà molto, ma sarete al di sopra di ogni sospetto e avrete tutte le proprietà di vostro marito e di vostra figlia. Non so ancora bene come farò, ma il piano è questo. E questa è la prima fase. Ha capito?» Olivia annuì di nuovo. Tim si allontanò da lei e si versò una tazza di caffè. In quel momento entrò Stella e guardò Olivia. Era in piedi vicino alla finestra e sembrava spaventata. «Ciao, Olivia. Siediti. Ti verso un po' di caffè, perché mio marito, a quanto pare, non è un uomo galante. Beve il suo caffè e non lo offre agli ospiti. Signore, scusate, ma ho fretta di andare al lavoro. Olivia è appena arrivata, quindi non ho avuto tempo di fare molto. Beh, come padrona di casa, credo che farete un lavoro migliore del mio.» Stella versò il caffè per sé e per Olivia e mise la tazza sul tavolo. «Bevete qualcosa. Credo che ti farà sentire meglio.» «Non mi sentirò meglio perché mio marito non è vivo.» Olivia sussurrò e pianse. Stella si sentì dispiaciuta per lei, ma, ricordando le istruzioni del padre, non disse nulla. Tim ripassò il piano. Sembrava che tutto fosse a posto. Tra una settimana avrebbe avuto anche lui un incidente, per coprire le sue tracce, come si dice. Così tutti avrebbero pensato che si trattava di un concorrente che voleva sbarazzarsi della propria famiglia. Hanno deciso di far fuori prima gli uomini, perché le donne sono facili da gestire. Tutto sembra combaciare, e poi papà capirà che Olivia non c'entra nulla. E questa è la cosa più importante. Inoltre, se Tim muore ora, sarà libero di far fuori sia il suocero che la moglie. Olivia era a casa, non è andata al lavoro. Ha detto di essere molto malata. Per questo era andata in clinica a prendere accordi per Tim. Si trattava di un sacco di soldi, ovviamente. Ma Pauli, il direttore dell'ospedale, era un suo vecchio cliente e lei era disposta a venirle incontro, purché non fosse un reato. «Le dico che un mio caro amico ha bisogno di aiuto. Ci sono dei gangster che lo stanno cercando e lui ha bisogno di nascondersi. Chiunque glielo abbia chiesto, ha detto che era in gravi condizioni, o meglio, in coma. Mi capisci? Meglio ancora non lasciare che nessuno, tranne sua moglie, lo veda. Probabilmente all'inizio verrà spesso a trovarlo.» Stella rimase inorridita quando ricevette una telefonata dall'ospedale che la informava che suo marito aveva avuto un terribile incidente ed era ora in coma. Molto probabilmente era stato assassinato. Così aveva detto la polizia. Chiamò suo padre e gli raccontò tutto. Poi andò a casa di Tim. Tim giaceva lì tutto fasciato. Aveva dei fili attaccati e una maschera d'ossigeno sul viso. Il medico, che stava aspettando Stella, disse che suo marito era in coma e non diede alcuna garanzia. Lei voleva stare con il marito, ma le fu proibito. Nel reparto di terapia intensiva non c'era nulla da fare per gli estranei, così le fu permesso di visitare Tim solo una volta al giorno, e non per molto tempo. La sera suo padre la chiamò e le consigliò di tenersi forte. «Vedi, figlia mia, mi hanno detto di non tornare ancora a casa. Vedi cosa sta succedendo. Se fosse stata Olivia, non avrebbero toccato Tim. Deve essere qualcuno di serio. È strano, però. Non avevo nemici. Lo so, papà. Non so cosa pensare. Forse è stato solo un incidente. La polizia era sul luogo dell'incidente. Hanno detto che era successo qualcosa di terribile e che sembrava una messa in scena. Quindi non ci può essere alcun errore. Inoltre, era lui a guidare l'auto. È stato meno fortunato di me. Non c'è problema. Non ci vorrà molto per mandarlo in Germania. Ho già chiamato i miei contatti. Lo porteranno in una grande clinica e lo aiuteranno. Scopriremo come sta, cosa dicono i medici e se può essere trasferito. Sono passati 15 giorni.
La prognosi non era favorevole. Stella non sapeva cosa pensare. Telefonò al padre e gli diede la notizia. Disse che Tim era ancora in coma e che non c'erano ancora cambiamenti. «Non si preoccupi, lo manderemo su un aereo appositamente attrezzato per questi casi. Quindi domani vai in ospedale e sbriga le pratiche sotto la tua responsabilità. Hai capito?» «Sì, papà, lo farò». Il giorno dopo, quando arrivò in ospedale, la prima cosa che fece fu andare dal primario. Quando spiegò la situazione, fu rifiutata perché Tim stava morendo. «Le sue condizioni sono peggiorate stanotte». Quindi entra e gli dice addio. Probabilmente non supererà la notte. Mentre lasciava il reparto di terapia intensiva, Stella si stava dirigendo verso l'uscita quando un inserviente la raggiunse. «Mi scusi, Stella, credo». «Sì». «Cosa vuoi?» «È solo che non sopporto che ti si menta». «Ma non posso dirtelo. Non mi crederesti comunque. So che hai dei soldi e credo che non sarebbe un problema mettere una telecamera nascosta nella tua stanza. Puoi farlo. Non è un problema. Fallo e vedrai con i tuoi occhi e capirai». Stella chiamò gli addetti alla sicurezza che avevano lavorato per suo padre per anni. Spiegò la situazione e loro le diedero una telecamera e le dissero come organizzare al meglio il tutto. La sera Stella andò di nuovo da Tim ed entrò per un po' e fece come le era stato detto. Il giorno dopo tornò in ospedale, prese la telecamera e andò in ufficio. Quando guardò il nastro, rimase inorridita. C'era tutto, persino un piano per la morte sua e di suo padre. Era qualcosa che non si aspettava da suo marito e da Olivia. Ma ciò che Stella trovò più orribile fu che Tim e Olivia erano amanti. Senza pensarci, compose il numero di suo padre. «Papà, ora puoi tornare. Ho trovato i colpevoli». «Avevi ragione, anche se tua moglie è con un complice». «E chi è il complice?» «Mio marito». Sentì il padre imprecare e riattaccò. «Arriverà presto e risolverà tutto. E va a casa perché è molto stanca».